quando la vera natura non è un sogno ma è realtà, è proprio il caso di dirlo per la rubrica della Fantasy Shaker a cura del professore Antonio Faracca, che da questa settimana ci propone un vero e proprio viaggio nel mondo dell'agricoltura, della vendemmia e degli animali da allevamento. Tutto questo in collaborazione con l'azienda agricola Moccia di Agnano. Per Giovani del Sud, Antonio Faracca. Com'è triste, com'è amaro, aspettate. Dalla collina di Agnano incominciamo questo nostro viaggio nel mondo dell'enologia. Che cos'è l'enologia? Non è altro che lo studio del vino, e questo studio lo vorrei fare anche con Lello Moccia. E in questo viaggio, in questo viaggio di 10 puntate, incominceremo proprio a conoscere la vite. E la vite che cos'è? Non è altro che un arbusto rampicante, come voi potete vedere, cari telespettatori, che appartiene alla famiglia delle vitacee o ampelidacee. Da terra mia, com'è bella la puntata. La vite è preferibile piantarla in zone collinari o in zone di pianura? C'è anche un particolare? Certamente è preferibile piantarla in zone collinari, perché la vite in collina riesce comunque ad adattarsi bene, riesce, se il terreno è ben condotto, ad approvvigionarsi di ciò che idricamente ha bisogno per poi mantenersi in vita. In un terreno collinare senza vite vuol dire un terreno in stato di abbandono, perché nei terreni nostri, questi qua dei campi flegrei, noi possiamo ben vedere che dove non ci sono più le viti, dove non c'è più la cura da parte dell'uomo mirato alla coltivazione della vite, il terreno si impoverisce, si polverizza e perde la pendenza che dovrebbe avere verso la collina e prende pendenza verso valle. Ci troviamo nel periodo di giugno, e la cosa importante che io voglio portare alla vostra attenzione è l'allegagione, ovvero la trasformazione di questo fiore in frutto. E questo, diciamo, è una delle fasi importanti per quanto riguarda proprio l'essere dell'uva. Per quanto riguarda il terreno? Il terreno è essenziale ai fini organolettici del vino, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che la vite, così come tutte le piante, trae dal terreno le sostanze nutritive, e quindi poi tutto ciò viene sintetizzato dalle foglie e per poi passare al grappolo. In questo caso un terreno collinare come il nostro dà la possibilità, se ben curato, se trattato e coltivato con metodi tradizionali innanzitutto, non usufruendo dell'ausilio di attrezzature meccaniche e quindi usufruendo di attrezzature tipo zappa. Con questo sistema noi riusciamo a modellare il terreno nel miglior modo possibile. Signore, vedete che è molto interessante questo raccontare, questo viaggiare nel mondo dell'enologia, ma vi voglio dire una cosa: pensate che la vite nel 1800 dall'America del Nord conosce la filossera. Che cos'è la filossera? Signori, vi aspetto tutti la prossima!